La legislazione di Solone era fortemente innovativa, ma non cancellò i conflitti sociali. Infatti, Solone aveva cercato di mediare tra le opposte esigenze, ma non era riuscito ad accontentare fino in fondo né i ricchi né il demos, cioè il popolo. Gli aristocratici si erano visti ridurre alcuni privilegi, mentre il demos avrebbe voluto ottenere una redistribuzione più equa delle terre e una maggiore partecipazione al governo della polis. L'allontanamento di Solone da Atene fu dunque seguito da un nuovo periodo di instabilità, segnato da contrasti non solo tra i ceti subalterni e i nobili, ma anche tra i più potenti gruppi aristocratici, ciascuno dei quali mirava a impadronirsi del potere. Ad approfittare della situazione fu, con grande abilità politica, Pisistrato, un nobile imparentato con la famiglia di Solone. Nel 561 a.C., con una sorta di colpo di stato, egli occupò l'acropoli di Atene e divenne tiranno della città. Pisistrato, possiamo definirlo un demagogo che per la sua scalata al potere si appoggiò ai ceti inferiori, venne cacciato una prima volta e poi nel 546 riuscì a rientrare e rimase in carica fino alla sua morte avvenuta intorno al 527 a.C. Pisistrato formalmente lasciò in vita tutte le istituzioni precedenti, svuotandole però di significato e assumendo di fatto il potere. Si ricorda Pisistrato anche per la diffusione della letteratura, dell'arte, del teatro. A lui si devono, per esempio, le feste dionisie, che erano delle rappresentazioni teatrali molto importanti. Alla sua morte gli successero i figli Ippia e Ipparco. Il secondo venne ucciso da una congiura aristocratica che ebbe fra i suoi esponenti Armodio e Aristogitone, che agirono, sembra, per motivi personali più che politici, ma che sono poi passati alla storia come emblemi dei tirannicidi, come esempi di tirannicidi. Nel 510 Ippia venne rovesciato da una sommossa aristocratica che era appoggiata da Sparta. Sparta, chiaramente, essendo una polis oligarchica, non vedeva di buon occhio un tiranno al vertice della città di Atene. Dopo la cacciata di Ippia, gli aristocratici avrebbero voluto riprendere il potere nelle forme che aveva in epoca precedente, ma ormai i tempi erano cambiati, i tempi erano ormai maturi per l'avvento di un nuovo legislatore che avrebbe cambiato profondamente il volto istituzionale di Atene.